Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Oggi io e Marco vi presentiamo un prodotto che vi aiuterà nel tenere sott'occhio i consumi di casa vostra. In un momento così pesante, grave per quanto riguarda i consumi e le bollette che sono alle stelle, vi proponiamo un prodotto che vi può aiutare a gestire i consumi di casa vostra. Marco, di cosa parliamo? Esatto, parliamo del misuratore di corrente, insomma, possiamo andare a capire esattamente, andando a impostare poi il prezzo al kilowattore proprio che troviamo in bolletta, il consumo effettivo e la spesa che andiamo ad avere di un qualsiasi elettrodomestico, sia con spina asciugo che con spina italiana, perché questo è il modello con spina italiana sia maschio che femmina, quindi vediamolo. Eccolo qui. Come vedete sul frontale c'è il bipolare. Nella parte posteriore troviamo le prese per poterlo connettere alle spine di casa vostra. Davanti va messo il prodotto da monitorare e adesso andiamo a vedere nel dettaglio come funziona. Quindi passiamo sul display del nostro prodotto. Andando a schiacciare e tenere premuto per 4 secondi circa il tasto cost, inizierà a lampeggiare qui in basso cost barra kilowattori. Premendo il tasto function ci sposteremo all'interno della fascia di prezzo che dobbiamo impostare. In questo caso io ho impostato il mio costo attuale al kilowattore. Una volta impostato, lo impostate con i tasti up and down che sono sulla destra, ripremete cost e l'impostazione è fatta. Ora abbiamo collegato una bajur della Meros direttamente al nostro rilevatore di corrente. E come potete vedere, scorrendo il menu, andiamo in quello che ci interessa, che è il tempo, da quanto tempo stiamo monitorando i consumi, i wattora attualmente consumati, vedete oscilla 4,2, 4,5, e poi quando passerà un po' di tempo il monitoraggio va avanti, qui sotto uscirà l'effettivo costo della corrente utilizzata. Muovendoci nei menu abbiamo i kilowattora consumati per quanti giorni, quindi lo potete anche lasciare più giorni e lui continuerà a incamerare dati che poi potrete visualizzare sempre qui sul display. Il voltaggio attuale con gli hertz anche, e schiacciando ancora c'è l'amperaggio e il fattore di potenza. Qui vi dà, schiacciando ancora function, il wattaggio minimo avuto in questi 3 minuti e mezzo, il wattaggio massimo avuto in questi 3 minuti, e poi vabbè, il costo unitario l'abbiamo visto prima e qui si ritorna e da qui potete avere un attimino l'impostazione. Andiamo a vedere un attimo se effettivamente va a registrare istantaneamente il cambio di wattaggio, quindi visto che è comandabile con la nostra assistente gli andiamo a dire comodino 100%. Quindi eravamo a 0,9 watt, al 100% vedete che sale e siamo arrivati a oltre 4 watt, torneremo quindi intorno ai 4, 4,5 come eravamo prima. Andando a riabbassare la luminosità, comodino 10%, quindi andando ad abbassare praticamente al minimo, immediatamente si va ad adattare anche il wattaggio, quindi praticamente consumo zero al 10%. Andando a impostare il comodino, quindi la lampada, al 10% si arrivava a un wattaggio talmente basso che il tempo si era stoppato e il wattaggio segnava zero. Quindi deve essere probabilmente, da queste prove che stiamo facendo adesso, intorno all'1 watt almeno di consumo orario, che è veramente pochissimo effettivamente. Adesso al 20% oscilliamo tra lo 0,9 e l'1,2 di wattaggio. Ed eccoci qua ragazzi, quindi prodotto non proprio bellissimo esteticamente, ma molto molto funzionale. Ci piacerebbe andare a fare dei test sui nostri amici Eco di tutti i generi e vedere effettivamente quanto consumano. Miki aveva fatto un video inerente, però era molto sulla teoria, sul letto. Sì. E lo andremo invece proprio a testare effettivamente, poi magari qualche altro prodotto andremo a vedere gli effettivi consumi.
Trovate sotto i link in descrizione. Il costo del prodotto è di 20,99€, c'è il bundle da due pezzi a 36,99€. Io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao!